In diretta anche oggi parliamo di una notizia interessantissima: cani e bovini potrebbero aiutarci in qualche modo ad affrontare questa emergenza Covid. Come? Lo vediamo subito. Eccoci qua. Allora, la diretta di oggi parte da un articolo di un paio di giorni fa, quindi forse è la notizia che già avete sentito, chi ha detto ai lavori sicuramente gli sarà arrivata, ma per chi ancora non lo sa, pare che appunto da uno studio fatto dal gruppo di ricerca Covid dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, pubblicato sulla rivista dell'Istituto Pasteur di Parigi, Microbes and Infection, appunto questo gruppo di ricerca diretto dal professor Andrea Urbani, il professor Maurizio Sanguinetti, la professoressa Roncata, la sottolineo il bianco perché magari qualcuno ci rimane male, il professor Britti, il gruppo di ricerca del professor Bonizzi, quindi varie università, quindi l'Università Magna Grecia di Catanzaro, l'Università Statale di Milano, quindi diciamo un bel gruppone di professori e ricercatori che hanno fatto appunto uno studio che pare vada ad evidenziare che c'è una discreta somiglianza fra gli epitopi della proteina spike del coronavirus umano con quella del cane e del bovino. Che cosa ho detto? Ora ve lo spiego perché non tutti magari sono ferrati in biologia. Allora, cos'è un epitopo? Ecco, l'epitopo è una piccola parte di antigene che lega l'anticorpo specifico. Cosa vuol dire? Quella parte del virus, in questo caso, che viene riconosciuta dall'anticorpo. E la singola molecola può contenere diversi epitopi riconosciuti da anticorpi differenti. Questa fonte è Wikipedia, che sto leggendo qui a fianco, così non dico cavolate. Esistono due tipologie di epitopi, quelli sequenziali, quindi l'anticorpo va a riconoscere una specifica sequenza lineare di aminoacidi, che appunto identificano l'antigene, oppure possono essere conformazionali, che vuol dire che siccome le molecole hanno una struttura tridimensionale, questo è tipo il gioco delle formine, quello da bambino che dovevi mettere la formina dentro il buco col disegno giusto, la stellina nella stellina, il cerchio nel cerchio, il quadrato nel quadrato. Quando l'anticorpo riconosce una struttura che si va a incastrare, a quel punto riconosce l'antigene. E questo è il funzionamento. Praticamente hanno notato che il coronavirus canino e bovino ha delle parti in comune, appunto di questi epitopi, che possono essere riconosciute dal sistema immunitario e quindi in qualche modo potrebbero aver rinforzato il sistema immunitario dell'essere umano che sia a contatto con loro, semplicemente per vicinanza, per contatto appunto. Ci siamo fatti degli anticorpi simili, non sono degli anticorpi specifici, e questo probabilmente, questo è lo studio che stanno facendo, potrebbe essere uno dei motivi per cui ci sono delle risposte molto molto diverse da persona a persona. Non si è ancora capito per quale motivo su alcune persone questo virus dia delle problematiche così gravi e su altre invece dei sintomi, insomma, i famosi asintomatici, che sono ormai il capro espiatorio di tutti. Ecco, questo potrebbe essere una delle motivazioni, una delle tante motivazioni, appunto, questa ricerca sta cercando di capire come la vicinanza a questi animali possa aiutare in qualche modo il sistema immunitario dell'essere umano ad affrontare questa patologia. Questo tipo di approccio è abbastanza recente.
si avvicina a, si può chiamare, il modello One Health, si chiama così, questo approccio dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ed è un approccio interdisciplinare. Chiaramente la salute degli animali in tanti modi va ad influire su quella dell'uomo. In questo caso l'abbiamo visto in maniera praticamente più che evidente con questo virus che è partito appunto dal mondo animale ed è arrivato a colpire l'uomo. Ma ecco, siccome abbiamo un forte uso di antibiotici, abbiamo un forte problema di contaminazioni, soprattutto negli allevamenti intensivi, sono un bacino per i patogeni gigantesco. Chiaramente questo tipo di modello permette di controllare sia la salute degli animali sia la salute dell'uomo, perché molto spesso, anzi possiamo dire sempre, sono più che collegate. È evidente a tutti il problema degli antibiotici che abbiamo in questi anni, negli ultimi 20 anni, l'efficacia degli antibiotici è crollata drasticamente per mille motivi, per l'abuso, per tantissimi appunto. Mai costumi a un certo punto di vista, ma anche semplicemente per l'evoluzione dei vari patogeni e per la capacità che hanno di imparare a resistere agli antibiotici e alle terapie che vengono fatte, se non, appunto, se non riusciamo ad eliminarli completamente, a debellarli completamente. Quindi, questa è una bella notizia perché dopo tanti articoli su quelle che potevano essere le problematiche ad avere appunto la vicinanza di un animale domestico, fossero cani, fossero gatti, finalmente abbiamo una notizia che appunto ci rincuora un attimino. E, oltre ad avere come posso dire, questa sorta di figura di contenitori, serbatoi di virus, untori che vanno in giro e spargono virus, in questo caso abbiamo una buona notizia. Sono animali che possono andare a stimolare in maniera naturale il nostro sistema immunitario e probabilmente, e questo lo vedremo appunto andando avanti con le ricerche, ad aiutarci ad affrontare patologie per le quali non eravamo mai stati pronti o per le quali spuntano all'improvviso mettendo a soqquadro tutta la vita del mondo. Quindi, poi magari vi metto un link dell'articolo così potete leggerlo, potete fare un pochino di approfondimenti perché è veramente, anzi lo metto subito, lo metto, perché è veramente interessante. Dove girate ciò, quindi selezionare tutto, vai. Lo metto nei commenti così non mi dimentico di scriverlo. Tac. Potete andare a vedervelo. Sono buone notizie. Finalmente i cani non sono più il problema. Portare a spasso i cani non creerà soltanto invidia. Magari, ecco, vedremo un approccio un pochino diverso allo stare col cane, oltre a tutti quanti i vantaggi dal punto di vista emotivo, dal punto di vista diciamo, della salute mentale, perché fanno tanto, anche dal punto di vista della salute fisica. Noi abbiamo i cinofili, tanto lo sanno, un po' tutti quanti, di avere il sistema immunitario sempre così sull'attenti, pronto a intervenire. Io vi ringrazio di essere stati qui con me oggi. Ci vediamo domani con un appuntamento interessantissimo, quindi mi raccomando, non mancate, non mancate, non mancate. E niente, ci vediamo domani. Ciao!